Nuovamente in compagnia di Sara Zambon per l'appuntamento con l'informazione regionale di One TV News. Ben ritrovati. Secondo mandato come sindaco avanzagallo per Arconte Gatti, terzo invece per Roberto Cattaneo alla guida del comune di Nosate. Sentiamo le loro prime dichiarazioni dopo la vittoria alle urne raccolte per One TV News da Alessio Belleri. Nel segno della continuità, Arconte Gatti riconfermato sindaco di Vanzaghello. Arconte, quali sono le tue prime impressioni? Le prime impressioni sono di un risultato, direi, storico, forse eccezionale. È vero, la seconda tornata dicono che c'è un leggero margine di vantaggio, ma qui, oltre che il cuore, ha ragionato anche la testa della gente. I risultati sono sotto gli occhi, attendiamo l'ufficializzazione, ma penso che sia abbastanza chiara cosa vogliono i cittadini e che tipo di amministrazione voglio e che hanno scelto per continuare con noi. E io sono fiero di una grande squadra presentata, con un programma presentato ufficialmente, depositato, e sulla base di questo lavoreremo da subito. Concedetemi mezza giornata di riposo, ma poi sotto il lavoro. 5 anni di amministrazione, secondo te che cosa ha pagato di questi 5 anni? Ha pagato la presenza e il cuore vero, l'esserci con la gente. Non è stato solo il Covid che ci ha dato questa impronta e che ha fatto capire di che pasta siamo fatti, ma è stato proprio il contatto continuo giornaliero, pur magari in qualche difficoltà, pur con qualche critica, accettando quelle che sono critiche propositive di cui farò tesoro, anche ne ho sentite in questa campagna elettorale e su questo intendo continuare. In questa campagna elettorale c'è stato un momento in cui hai detto possiamo farcela? Allora, ho detto possiamo farcela perché ho sentito da subito la vicinanza della gente, ma non una vicinanza concreta di gente che si avvicinava, mi dicevano che abbiamo fatto bene, che la squadra è giusta, che c'è stata una continuità e soprattutto non è stato difficile scegliere una squadra perché addirittura devo dire che ci sono persone che si sono avvicinate spontaneamente a noi e questo è stato un vantaggio in più per me. Guardando al futuro un attimo, già subito guardando al futuro, tu hai già in testa quelli che potrebbero essere i tuoi componenti della giunta? Non farci nomi, se vuoi farceli, facceli, però c'hai già in testa qualcosa? In testa c'è, però ci sarà un grande rispetto per quanto riguarda il discorso delle preferenze, perché è giusto che ci siano, c'è stato fatto un lavoro anche in questo senso ed è giusto anche questo rispetto. C'ho un'idea, diciamo, abbastanza precisa e intendo portarla avanti. Vedo che non abbiamo grossi problemi anche con gli altri componenti, perché è una scelta che faremo insieme, sempre condiviso col mio gruppo. 3 su 3, Roberto Cattaneo, di nuovo sindaco di Nosate. Questo sarà il tuo terzo mandato. Le prime impressioni? Sono ottime perché vuol dire che il cittadino ha creduto ancora in noi, nel nostro programma, e quindi vuol dire che siamo abbastanza contenti. Dicevamo, sarà il tuo terzo mandato, tu sei uno dei pochi sindaci qui del territorio che farà appunto questo terzo mandato. Ma secondo te che cosa ha convinto la gente a votare ancora la vostra lista? La nostra lista l'hanno votata perché c'è gente giovane, esperta, e non solo quelli, ma anche gli anziani che si sono affermati sono competenti stesso. 10 anni da sindaco, tante cose sono state fatte, qualcosa c'è ancora da fare. Che cosa vorrai fare? Che cosa farai da domani mattina che sarai ancora sindaco? Da domani mattina vedremo, ci metteremo alla cattedra, però sicuramente c'è il piano PGT che è importantissimo per Nosate, che almeno viene rinnovato e anche tutto il paese viene rinnovato. E quindi è una bella cosa. C'è il sogno nel cassetto che lo dirò dopo. Ecco, invece per quanto riguarda poi la tua squadra di giunta che ti affiancherà, hai già in mente, magari, cioè non, magari se non ce la vuoi dire va bene, però hai già in mente chi sarà? Sì, i nomi te li dico dopo, ma c'è, veramente, sono un pezzo grosso, quindi sono contento che ha accettato la mia proposta. Chi vuoi ringraziare per questa vittoria? Ma tutti i cittadini, compreso me stesso, che ho creduto nel terzo mandato, perché non è facile come astuto. Quindi grazie. Vuoi dedicare anche un pensiero all'altra lista, alle altre due liste? Erano due, vabbè, dedichiamo un pensiero all'altra lista. Ma sì, direi che comunque sono gente che io, a parte Forza Nuova, non conosco, ma la Paccagnella con la sua lista li conosco tutti, che siamo sul territorio e anche in vicinanza. Quindi in bocca al lupo, anche come minoranza, se va così, vediamo, dai, di combinare. L'ingresso della sede di Milano della banca JP Morgan Chase è stato imbrattato con vernice rossa color sangue da 3 attivisti aderenti alla campagna Palestina Libera e Ultima Generazione. I militanti dei collettivi hanno anche esposto uno striscione con scritto Palestina Libera.
Gli attivisti hanno dichiarato che l'invio di armi dall'Italia ad Israele non è cessato. Infatti, secondo loro, la sede milanese dell'Istituto di Credito rappresenta un simbolo per i militanti pro-Gaza della complicità dello Stato italiano nell'invio di armamenti. Questa è un'azione diretta non violenta per tutte le vittime del genocidio palestinese. Palestina libera! Palestina libera! Se non cambierà l'intifada alle qua, se non cambierà l'intifada pure qua, l'intifada pure qua. Lavorava come assistente sociosanitaria, ma era ricercata per tentato omicidio. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Fagnanolona. Sulla testa di una insospettabile 36enne di origini domenicane pendeva infatti un mandato di cattura internazionale. La donna era ricercata dallo scorso mese di marzo dalle autorità di Santo Domingo, suo paese d'origine, ma questo inquietante retroscena è emerso solo dopo un controllo al suo domicilio di Solviate Olona, in provincia di Varese. I carabinieri l'hanno quindi ammanettata in esecuzione del mandato d'arresto internazionale e condotta al carcere femminile di Como, a disposizione della Corte d'Appello di Milano, che deciderà sulla sua estradizione. La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito invece un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della sede milanese della Procura Europea, al termine di un'indagine che ha interessato il sistema delle cosiddette frodi carosello dell'IVA. L'attività aveva già portato all'arresto di due amministratori di società italiane che emettevano fatture per operazioni inesistenti. L'indagine ha portato all'individuazione di un articolato meccanismo di frode nel settore del commercio di AirPods, hard disk e hardware informatici, finalizzato ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore di circa 50 milioni di euro. Il soggetto, che fungeva da tramite tra le società estere e quelle italiane già individuate ai clienti finali della merce acquistata nell'ambito delle attività fraudolente, è stato rintracciato grazie all'analisi della documentazione contabile e bancaria e da attività tecniche che i finanzieri hanno messo in atto per ricostruire e tracciare le operazioni di importazione di oltre 3 milioni di componenti informatici. L'indagato e i locali a sua disposizione sono stati perquisiti anche con i cani scovavaluta dell'unità Cash Dog e le Fiamme Gialle hanno rinvenuto due orologi di lusso, modelli Rolex Yacht Master e Datejust, che sono stati sequestrati, nonché numerosi smartphone e supporti informatici utilizzati presumibilmente per le operazioni fraudolente. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche tre fucili detenuti con regolare porto d'armi, che sono stati ritirati in attesa che la prefettura emetta l'ordine di revoca della licenza. Tremenda esplosione questa mattina nel capannone di un'azienda di vernici in via Aristotele a Brugherio, in provincia di Monza Brianza, che è purtroppo costata la vita ad un operaio che stava lavorando nell'azienda. Sul posto i vigili del fuoco con squadre di rinforzo anche da Milano per spegnere le fiamme che hanno avvolto la struttura dopo lo scoppio. Nell'area del sinistro sono giunti anche i carabinieri, i tecnici dell'ATS, due ambulanze e un'auto medica, ma per il lavoratore coinvolto nella deflagrazione non c'è stato nulla da fare. Domani, 12 giugno, viene celebrata la Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, istituita con l'obiettivo di sensibilizzare il mondo riguardo all'importanza di proteggere i diritti dei bambini e di porre fine al loro impiego nel lavoro. I bambini di oggi diventeranno la civiltà del domani. Mettere al mondo un bambino al giorno d'oggi è un po' come gettarlo nella gabbia di una tigre. I bambini non sono in grado di padroneggiare il loro ambiente e non hanno alcuna reale risorsa. Hanno bisogno di amore e di aiuto per potercela fare nella vita. È un problema delicato da discutere. Le teorie sul modo di allevare o non allevare i figli sono numerose quasi quanto i genitori. Eppure farlo in modo sbagliato può creare molta sofferenza e addirittura complicazioni negli anni a venire. Alcuni tentano di allevare i figli nello stesso modo in cui sono stati allevati loro,
Altri provano a fare esattamente l'opposto. Molti credono che si debba semplicemente lasciare che i figli crescano da soli. Nessuna di queste teorie garantisce il successo. L'ultimo metodo è basato sull'idea materialistica che lo sviluppo del bambino sia parallelo alla storia evolutiva della razza e che, in qualche modo magico ed inspiegabile, i nervi del bambino maturino man mano che egli cresce e alla fine producano un adulto morale ben educato. Anche se si può dimostrare facilmente la falsità di questa teoria, semplicemente osservando l'alto numero di criminali i cui nervi per qualche motivo non sono maturati, questo è un modo pigro di allevare i figli e gode di una certa popolarità. Non tiene in nessun conto il futuro della tua civiltà, né i tuoi anni a venire. Un bambino è un po' come un foglio bianco. Se ci scrivi sopra cose sbagliate, dirà cose sbagliate. Ma a differenza di un foglio, un bambino può iniziare a scrivere lui stesso e dalla tendenza a scrivere ciò che è già stato scritto. E il problema viene complicato dal fatto che, benché la maggior parte dei bambini sia in grado di comportarsi in modo corretto, alcuni nascono mentalmente malati e al giorno d'oggi alcuni addirittura già assuefatti alla droga. Ma questi casi sono rare eccezioni. È inutile cercare di comprare il bambino sommergendolo di giocattoli e regali o soffocarlo e proteggerlo. Il risultato può essere veramente disastroso. Venerdì 14 giugno la Treves Blues Band sarà in concerto al Museo Maga di Gallarate, nella splendida cornice dell'anfiteatro esterno. Lo spettacolo inizierà alle ore 21 e i biglietti d'ingresso costano 15 euro per quanto riguarda il posto intero, 12 invece per il ridotto, con prevendita su ticketone.it. Il concerto è garantito anche in caso di maltempo. Won't you hear me when I say? But the blues man is here to stay. Per questa edizione ci fermiamo qui, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi. L'appuntamento con One TV News torna domani sera sempre alla stessa ora e sempre sul canale 79 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti voi e buon proseguimento di programmi su One TV.